because I shine all night underneath. E bello ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi tornato a presentarvi quella che spero possa essere una nuova serie che potrà interessarvi, ovvero quella dove mostro i settings utilizzati dai migliori player, dai giocatori più forti, dai giocatori più famosi. Oggi presenterò quelli che sono i settings, le impostazioni, grafiche, audio e in game. Per coloro i quali interesserà, vi mostrerò anche quelli che sono le periferiche, quelle che sono le periferiche dei giocatori professionisti, quindi ad esempio mouse, tastiere, il computer, ovviamente perché io parlo di, in termini professionistici, quindi se siete da console purtroppo mi dispiace, ma dovrete cercare, se volete competere, di almeno passare su PC. Non dico un PC potentissimo, però almeno da 500, 600, 700 euro, almeno. Se no, purtroppo sarà molto molto difficile competere per voi. Cerco di non rubarvi assolutissimamente tempo. Quindi se volete skippare la parte in cui vi parlo di cose che magari non vi interessano, vi lascerò qua sotto in un commento il minutaggio dove voi potrete cliccare per vedere cosa vi interessa. Ad esempio, vi interessa solo i tasti, cliccate al minutaggio che vi scrivo nel primo commento. Allora raga, imparto subito col mostrarvi quelle che sono le impostazioni grafiche che utilizza Buga. Andiamo nelle impostazioni. Nella prima pagina avremo... Allora, parte il presupposto che Buga gioca con finestra a schermo intero. Io ho cercato di fare questo video soprattutto perché c'è tanta gente magari che ha cercato le sue impostazioni ma le trova solo in inglese e magari fatica a ricollegarsi. Io le ho cercate su internet, mi sono informato, le ho tracopiate tutte nelle mie impostazioni grafiche sul mio secondo account, che sarà quello che utilizzerò per fare appunto queste dimostrazioni. Lui gioca con, non credevo, ma gioca con il limite frame rate a 240 fps, credevo giocasse limitato, ma invece gioca con gli fps locati a 240. Gioca con luminosità 100%, vi sposto solo un attimo in alto perché vedo che si vede la mia facecam. Luminosità al 100%, contrasto interfaccia utente per 1. Come daltonismo regala, gioca con protanopia a 10. Poi una cosa che mi interessava particolarmente, adesso ve la farò vedere, sono le impostazioni grafiche. Quindi lui gioca con, ve lo faccio vedere in basso a sinistra, gioca con risoluzione 3D al 100%, con distanza visuale a medio, ombre no, anti-aliasing no, texture io non credevo, ma gioca ridotto, ridotto e ridotto. Infatti gioca texture ridotto, effetti ridotto e post processing ridotto. La cosa che mi ha sorpreso di più particolarmente è distanza visuale che gioca a medio. Praticamente tutti i pro giocano con alto, cioè sarebbe lontano, scusate. Però casualmente, non so perché, probabilmente ci sarà qualcosa di studiato sotto, lui gioca a medio. Io parto dal presupposto che mi fido ciecamente di un pro player come Buga, perché è uno che ha praticamente distrutto tutti nel torneo, nella World Cup in solo. Ha vinto tipo di 30 punti sul secondo, quindi l'ha distrutti, quindi penso sia uno effettivamente che ne sappia. Per quanto riguarda le impostazioni grafiche, c'è da aggiungere ancora il fatto che gioca con il V-Sync no, il Motion Blur no, vabbè, mostra FPS è una cosa a vostro piacimento, e la versione gioca ancora con DirectX 11. Purtroppo non è ancora stata sviluppata bene la versione in DirectX 12, infatti come vedete qua è scritto beta, però potenzialmente potrebbe essere una versione positiva che magari in futuro verrà adottata anche dai pro player. Cosa molto importante, gioca anche con il rendering multithread. Lui gioca con sì, anche io gioco con sì. Io praticamente ho tutti uguali a parte distanza visuale che ho lontano, epico forse, e lui gioca con medio. Andiamo a vedere però ora quali sono le impostazioni, quelle che interessano di più. Lui gioca con scatto predefinito, io ve lo faccio vedere, gioca con scatto predefinito. Apertura automatica porte, scatto una ricarica no, ma in realtà pochissimi giocano con quello. Poi altre cose interessanti che utilizza raccolta automatica armi no, ma praticamente tutti i pro player giocano con raccolta automatica armi no. Altre cose, vabbè, ovviamente gioca col turbo building. Ecco, una cosa che utilizza in tanti pro mentre lui non utilizza è conferma modifica rilascio, che sarebbe edit on release. Lui usa off, quindi usa no, ovvero quell'impostazione che vi permette di, una volta cliccato tasto per editare e una volta selezionato modifica, una volta rilasciato tasto per modificare, la modifica viene effettivamente effettuata, mentre lui gioca con off, quindi deve ripremere il tasto per l'edit. Non so, probabilmente perché ultimamente è un po' buggata questa cosa qua, ma penso che in realtà in futuro verrà utilizzata anche dai pro, soprattutto lui. Altre cose, vabbè, lui utilizza, mi pare, registrare play no, adesso questo qua non sono sicuro, ma
Direi di no. Non sono sicuro però, quindi non prendetelo per vero. Qua gioca con 0,72, mi sono dimenticato di modificarlo, sarebbe 72%. E tutte queste cose qua invece le ha uguali alle mie, quindi tutti sì, quindi non preoccupatevi. Ora passiamo però alla parte più importante, che è la sensibilità. Lui gioca con 13% asse X, 13% asse Y, sensibilità puntamento gioca 30,3%, sensibilità mira 39,2%. Le altre cose invece potete lasciarle così come sono di predefinito. Allora, raga, per quanto riguarda questa cosa qua, io vi dico che lui gioca con 400 dpi e con questa sensibilità. L'unica cosa è che lui ha il final mouse che pesa veramente, veramente pochissimo, quindi è per forza ha la possibilità di utilizzare una sensibilità così bassa. Il Final Mouse mi pare pesi tipo 40 grammi, una roba del genere, forse 28 addirittura. Dopo magari ve lo dico con accuratezza, ma mi pare pesi veramente, veramente poco. Quindi io vi consiglio di cercare il vostro mouse su internet, su Amazon ad esempio, guardare quanto pesa e più o meno fare una proporzione. Ad esempio, se vedete che il Final Mouse pesa 50 grammi e il vostro pesa 100 grammi, è ovvio che dovrete avere una sensibilità molto più veloce rispetto al suo, perché lui, avendo un mouse più leggero, lo muove molto più facilmente con la mano e quindi è molto più avvantaggiato. Quindi, con la sensibilità, indicativamente tenete le proporzioni che utilizza lui, quindi asse X e Y uguali e sensibilità puntamento, sensibilità mira più o meno un terzo, che sarebbe il 30%, intorno al 30% di quello che avete in asse X e Y. Per quanto riguarda invece la parte che probabilmente più vi interesserà, sono i comandi. I comandi sono, allora, ovviamente utilizza WASD, quindi WASD per muovi avanti, sinistra, indietro e a destra, salta con spazio, lui ha la corsa automatica, non sono sicuro che utilizzi queste due cose qua, ma in realtà corsa automatica potete mettere che tasto volete, tanto è un tasto che premete. Io ad esempio lo premo con la mano destra quando non so che cazzo fare, lascio un attimo il mouse, clicco quel tasto destro, tanto la corsa automatica è una cosa che mettete quando magari guardate il telefono, robe del genere, è un tasto che potete scegliere voi. Accovacciati invece lui utilizza il controllo di sinistra come me, spara e mira con sinistro e destro del mouse. Poi passiamo alla parte calda che sono ricarica con la E. Lui usa la E per raccogliere le cose e anche però la rotellina del mouse in su, quindi la rotazione che fa il mouse verso più lontano da voi, quel movimento lì. Invece strumento raccolta che sarebbe il prendere il piccone, lui utilizza il tasto 1, io invece utilizzo il click della rotellina però. Boh, vedete voi. Invece slotarmi gioca 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente l'1 è il piccone, poi 2, 3, 4, 5 e 6. Poi passiamo alla parte calda che sono muro con X, pavimento con V, scale con C, tetto con F, trappola con T. Vabbè, posizione a costruzione sarebbe pulsante sinistro, ma ce l'avete tutti. Ripara, probabilmente non ha U, ma non l'ho modificato perché cioè, non vi interessa. Ripara, potete mettere un tasto che utilizzate voi a caso, perché tanto non sono cose che interessano in realtà. Poi. Ah, modifica costruzione. Lui la fa con G, ma anche con la rotellina del mouse giù. Questo perché? Perché i PC player hanno la possibilità. I PC player, scusate, i mouse da sera player hanno la possibilità di ripristinare una costruzione muovendo la rotellina giù. Cosa dovete fare? Dovete mettere rotella mouse giù, qua, e da un'altra parte. Ah, dovete avere rotella mouse giù qua. E rotella mouse giù qua, annulla modifica costruzione, che vi permette, guardate, adesso ho messo i tasti suoi quindi sono disabile, però fate edit, una volta tirando giù la rotellina fate così, pam, io non ho cliccato niente, semplicemente ho tirato giù la rotellina, edit, tan, edit, tan, edit, tan. Holy shit bro, I'm so fucking insane with this keybind bro. Ora passiamo alla parte che forse vi interesserà un po' meno, o non lo so in realtà se vi interessi più di tanto, ma qua ci sono tutte le periferiche di Buga. Adesso ve le faccio vedere, me le sono aperte qua. Ovviamente troverete tutti i link in descrizione, così se non ve le volete cercare vi lascerò tipo mouse due punti e vi lascerò il link, così prendete la metà del tempo. Io ve le faccio vedere qua, ve le ho messe tutte qua. Sono, metto anche il traduttore così ve le potete vedere. Questo monitor qua, questo mouse qua, Topolol. Alcune purtroppo non si trovano su Amazon, tipo, allora, ecco, ad esempio questa tastiera qua,
Non si può trovare su Amazon, vi lascerò il link esterno, quindi la potete trovare così. Se no, come processore ha un i9, quindi una bomba, cioè server di Google. Una 2080 Ti che è una bomba come scheda video. Scheda madre ha una Asus ROG Strix Z390. Poi vabbè, come RAM ha le Corsair da 64 giga. Il case alla Corsair One. Poi invece tutte, ad esempio, queste cose qua non sono state messe perché in realtà non è che interessano più di tanto. L'SSD invece è la Corsair MP510. Comunque trovate tutto in descrizione. Vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e un bel commento in cui mi dite chi avete piacere che vi faccia vedere nel prossimo episodio. Magari io penso possa interessarvi magari Tfue o magari Mongrel o magari Benjyfish. Quindi se avete piacere fatemelo sapere in descrizione, se avete qualche consiglio da darmi nei prossimi episodi, magari vi faccio vedere. Anzi, facciamo così: faccio vedere anche qualche clip di Buga, così capite chi è come soggetto. Vedete un po' se magari vi possa interessare o no. Così vi faccio vedere anche come tiene la tastiera lui. Vi faccio vedere un attimo. Basta che voi fate così. Io ad esempio Buga lo seguo tantissimo perché mi piace tantissimo il suo stile di gioco. Poi anche il fatto che tiene la tastiera come la tengo io. Lui è uno dei pochi pro player che tiene la tastiera parallela al corpo e non perpendicolare, perché tantissimi la tengono perpendicolare al corpo ed è molto difficile da giocare. Io ho sempre giocato con la tastiera parallela e mi sono sempre trovato bene. E anche per quello che ho cercato di copiare, tra virgolette, qualche tastino a Buga e mi sto trovando veramente bene. L'unica cosa è che l'ho cambiato di una settimana fa, quindi un po' di allenamento ci vorrà. Come vedete, il mouse tastiera sono quelli che trovate in descrizione. E niente, raga. Vi lascerò in descrizione ovviamente anche il canale di Buga. Se avete piacere di andare a seguirlo. Lo so che merita un po' di pubblicità da me, perché. E so anche che gli serve la pubblicità da me, visto che Gilb è bello bello famoso. E niente, raga, io spero che questo tipo di video vi possa piacere. E niente, raga. Io penso sempre che da gente. Da giocatori del genere ci sia sempre qualcosa da imparare. Quindi io vi consiglio a partire dai comandi di iniziare un po' a prendere spunto da questo tipo di player, perché sono i player più forti che si possono trovare in giro. Detto questo, raga, io spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E niente, raga, ci vediamo al prossimo video.